Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1574esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, qui ci eravamo lasciati l'ultima volta. Ora dobbiamo fare una retromarcia un po' bruttina. Dobbiamo andare in mezzo alla strada. Non mi piace rinculare così sulla strada, eh. Però delle volte non è alternativa. E quindi facciamo così, partiamo. Ok, via le quattro frecce, mettiamo un po' di terra di cristalli dato che piove. Accendiamo le lucciole, che dobbiamo essere belli visibili in caso di pioggia. Mi raccomando, le luci in caso di pioggia si accendono. Comunque piove veramente di rado su Euro Truck, che è un peccato perché con la nuova col nuovo aggiornamento qui, nuovo, che si parla di magari 3-4 anni fa, e io parlo di nuovo perché insomma è bello perché ha messo le cose della pioggia. Vedete anche lì in basso il tergicristallo che fa quelle cose lì, è bellino da vedere. Ok, teoricamente ne dovremmo sempre fare delle rallentate del genere, dove... va bene. Dove non dobbiamo usare i freni, io l'ho usato solo alla fine. E andrebbe benissimo fare sempre delle rallentate così. Dobbiamo fare la guida anticipata. Quella abbiamo tutte le nostre stazioni radio salvate. Una cosa che mi fa veramente strano, io non ho Scania, quindi non vi posso dire dalla mia... Che non mantiene Scania le stazioni radio salvate. Non le mantiene. L'ho già sentito dire da diversi autisti. Non so dirvi se da tutti, ma comunque da un sacco di autisti, che Scania quelle salvate non le mantiene. È una cosa abbastanza bruttina. Ora non so se quando stacchi la batteria, se non ha una batteria interna, ma metticela. Ora non so, voglio dire, cosa vuoi che costi una batteria? Non so se l'ha messa per una questione di prezzo, di che cosa. Però non tiene le memorie. Sto Scania nuovo, secondo me si è perso in qualche piccolo particolare. Qualcosina se l'è perso. Del tipo che metti le scarpe nell'ultimo gradino e ti si bagnano. Del tipo che l'affare lì perde le radio. Ce n'è un po' di cose. Che purtroppo questi Scania, cioè un po', qualcuna purtroppo, che boh, è stata lasciata un po' così. Com'è che mi sento il volante così leggero? Sentivo il volante leggerissimo. Senti, mi hai rotto, mi hai stufato, ti sorpasso qua. Ok, qui la strada sembra promettere male, nel senso che sembra brutta. Fu così che abbiamo la strada migliore del mondo, come è successo qualche puntata fa. Comunque ragazzi, buon anno, buon 2022, primo video del... non è vero, secondo video del 2022, perché il primo è stato farming ieri e farming anche oggi, quindi questo in realtà è il terzo video di farming del 2022. Primo video di Euro Truck del 2022, credo di poterlo dire. Buon anno, buon 2022, vediamo i soliti, come si dice, no, pretese, pronostici. Ciao, quello lì fa ciao, noi possiamo proseguire. Pronostici per questo 2022, come al solito tutti gli anni abbiamo sempre dei buoni pronostici. Poi come sempre si vede, ah, quest'anno mi iscrivo in palestra, quest'anno mi metto a dieta, poi nessuno fa mai niente. Non è che lo dico io, se le solite cose che si vedono scritte sotto forma di meme, sotto forma così, no? E vabbè. Qua dove siamo? Dove siamo? Non lo so. Ah, siamo arrivati a Kirkenes praticamente. Ma abbi pazienza. Tanta pazienza. Ma tanta tanta. Ma cosa sta succedendo alla mappa là? Mi fate infilare, gente? Non mi dire che ora questo non si infila più, perché gli strombasso finché non si infila, Ah, tu devi stare fermo lì e far passare questo qua. Guarda che ce l'ho più davanti che di fianco oramai questo. Guarda che si infila, sono proprio russi, Ora lo spingo. Tanto c'ho il paraurti in ferro. Così cosa me ne frega a me? Io ho lo Scania, io devo passare. Qui ci dimentichiamo le basi. Ok.
Ora a te non ti faccio infilare perché sei un rimbambito che non riesce manco a infilarti. Stai lì, arrangiati. Mi sono fatto il passo e passo io. Quasi quasi passo anche qui a destra, invece che tu stop, almeno non passo. Ci passiamo mai, giusti giusti, Però, o di là. Ce n'è di posti da passare per non fare dogana qua. Qui entriamo quindi in Norvegia, dai. O in Finlandia, non me lo ricordo più. Controllo documenti, valico di frontiera. Ma queste frontiere, queste dogane sul CQC sono una cosa. Sono un come si dice? Ci pesano troppo. Queste dogane sono sempre in mezzo. Ma perché sempre queste multe? 3 metri 90 all'ora, voglio dire. 10 all'ora. Chi li rispetta i 10 all'ora con uno Scania? C'ho lo Scania, ho il diritto di farli più di 10 all'ora, voglio dire, no? Allora. In teoria cose da dichiarare dovrei andare di qua. Il rosso sono le cose da dichiarare. Poi c'era il disegno del camion. Difficilmente un camion non ha niente da dichiarare. In questi casi può tornare utile il carnet TIR. Quello che mi è stato insegnato a scuola guida, che prima non sapevo. Il carnet TIR serve per... praticamente è chiuso, sigillato, no. Però è chiuso e non lo puoi aprire, ci sono i sigilli, è sigillato, è piombato, chiamatelo un po' come volete. E oh, siamo entrati in Norvegia forse. Sì, senza forse, qui c'è la bandiera norvegese. E ti sbriga un pochettino le dogane, in poche parole. Ce ne devi attraversare tante, ti conviene fare questo carnet TIR. Che invece cosa che questa già sapevo, il TIR, come si viene sempre definito. Tir 99% tir assassino, urta macchina, quelle cose lì. Il tir in realtà oramai è definito il camion. Il camion è il tir. Anche tanti autisti, anche tanti camionisti professionisti lo chiamano tir, il camion. E questo che sto guidando io non è un tir. Ma non perché porto la ghiaia e non ho un frigo, non ho un centinato. Perché non è proprio un tir questo. Un tir è un TIR sta per transport, in francese, io col francese non ci acchiappo proprio per niente. Significa tipo transport international routier, una cosa del genere, con tanta fantasia. Prendetela sta cosa, io devo andare qua a sinistra. Che praticamente mi sono spaventato un attimino, ho sentito rumore. Praticamente sta per vediamo. Praticamente è sigillato in frontiera, non sono obbligati ad aprire, cioè non è detto che te lo aprano sempre per controllarti, è più veloce, sei a punto di passare tante frontiere. Tutte le cose precise non le so neanche io, so che conviene farlo delle volte il tir, se devi passare tante dogane. Ovviamente su trasporti dove ci sono le dogane, perché non dappertutto ci sono le dogane. Poi quando fai i quiz del CQC ti scrivono tante cose che non te le ricordi manco più, quindi se uno prende i quiz del CQC c'è scritto di tutto e di più. Impari più da lì che dal libro. Cioè abbiamo i libri, sono due libri abbastanza sottili, no? Cioè due libri che in tutto avranno, boh, 5 centimetri saranno. Eppure domande ce n'è per quante ne vuoi. Praticamente tu impari dalle domande, quelle false vabbè te le dimentichi, quelle vere te le ricordi. È quello, tante cose, le impari dalle domande che dicevo per i quiz, per i listati. Tu impari dalle domande vere e quindi impari così. Se poi ti cambiano le domande, che magari ti cambiano le parole, fai più fatica. Sì che non le impari a memoria, però magari qualcosina cambiandolo. Piano, piano, Scania. Ok, l'altro giorno venivo giù da una discesa, non era niente di che, c'era un po' di ghiaccetto ma non si scivolava, era tranquilla, con un Volkswagen T6 4Motion, quelli lì hanno la descent downhill mode lì, quella cosa lì che schiacci
schiacci il pulsante e lui ti tiene a quella velocità in discesa da solo. Tu non devi accelerare, frenare, marce, fa tutto da solo. Ed è comodo. Quando vai fuori strada, era una discesa parecchio ripida. Tu metti quello, ti tiene la tua velocità costante, è veramente comodo. Che poi, tra l'altro, io non so perché. Sono andato a mettere. Hai il. Sulla destra del volante, no? Per dire, sarebbe circa lì dove abbiamo il condizionatore, sullo Scania. Hai i tuoi tre pulsanti. Uno è per spegnere lo start and stop. Poi quello in mezzo è tipo l'airbag, che non è un pulsante, ti dice solo una. Deve essere tipo l'airbag. Insomma, c'è una cosa che non puoi spegnere, nel senso è solo una spia. Poi a destra c'hai le frecce d'emergenza. Se non erro, mi sembra di sì. Poi c'hai tutta la plancia con l'infotainment, le bocchette dell'aria, tutto quanto. E poi dalla parte di là, quasi dal passeggero, c'è un altro vano con altri 3-6 slot per i pulsanti, tanti quanti di qua. E di là hanno messo sblocco del controllo di trazione, disattivazione del controllo di trazione e questa modalità di discesa. Ma ora voglio dire, c'hai tre che sono ancora vuoti di qua, mettili di qua dalla parte dell'autista, perché mi devo sbracciare dall'altra parte per andare a disattivare controllo di trazione e mettere questo a fare? Però boh, non lo so perché è stato scelto così, a quanto pare. Che poi sono quelle cose che li puoi spostare, però fosse la mia macchina li sposti, è un'ambulanza, non è la mia. Non mi sogno di farmeli spostare per un capriccio mio, perché probabilmente sono anche l'unico che li usa. Però vabbè. E niente. Cioè tutti qua belli comodi. No, li vai a mettere in docina là in fondo. Che davvero ti devi sbracciare, ti devi staccare dal sedile, devi fare un sacco di roba inutile. Ok, non prendiamola troppo stretta, perché sì che è stretto, che è corto questo affare, ma. Qua dei parafanghi potevo anche metterceli, però va bene così. Va bene così, va bene così. Questo è un camion che è nato per fare questo genere di strade. Strade impervie per Scania XT e la capra di montagna della Scania, no? Prima c'era la serie XT sempre, X. Però era un po' meno così del genere, un po' diverso. Questo qui si vede che è bello bello cattivo. Qualche cavallino in più secondo me gli avrebbe fatto comodo, perché io sono a fondo, è già da prima che sono a fondo qua. Cioè non sta tirando le marce, per carità, se la sta prendendo piano il cambio, perché è in economy mode invece che in normal o in power. Lo tengo sempre in economy. Però qualche cavallino in più, un V8 magari. Un V8 aumenta un po' il peso anche del trattore. Magari abbiamo optato per un 540. Volvo come Mercedes fa il 6,25, come MAN fa il 6,40, mi sembra forse anche addirittura un 6,80. Scania, non ti fermare, eh? Fai bravo. E Scania è l'unico a montare V8, anche vabbè, i Iveco fa il 5,70 con lo l'highway. E Volvo fa il 750 col 16.000, ma sono 6 cilindri, cioè un motore di K16, ma sono 6 cilindri. Scania è l'unico con un'architettura così nobile ormai rimasto, con un bel V8, che io già un po' lo dico, non so per quanto andrà avanti, non vorrei, cioè, per me potrebbe andare avanti per sempre, anche perché Scania, spero che non lo dismetta mai questo motore, finché ci sarà gente che continuerà a comprarlo non lo farà. E secondo me tanto lo fa i paesi del nord, perché là, vai a vedere là, sono tantissimi V8, la maggior parte sono V8. Se dovesse già escludere il mercato nordico, V8, Scania, magari un po' l'Australia. Scania il V8 ne vende pochi, eh. In Italia, in Francia, quanti V8 si vedono a giro? Pochi, niente, eh. Forse secondo me potrebbe dismetterli. Li tiene perché Scania è il V8 è il simbolo di Scania. Ormai se vuoi il V8 devi andare su Scania,
è più un'istituzione, diciamo, che altro. Quindi, però, se ci staranno queste norme antinquinamento, tutte queste cose sempre più addosso, magari la gente comincia a comprare sempre più 6 cilindri, potrebbe essere che Scania comincia a dire, o magari alza ancora le potenze, dice, boh, già adesso 520 non dico che è tagliato fuori, ma quasi, perché arriva fino a 540 6 cilindri, il 520 è un V8, dice, perché uno Sì. devo avere meno potenza e spendere di più in consumo. Diciamocelo chiaro, il V8 spendi di più in gasolio. Comunque ci vuole un sacco, su sta terra bagnata qua. Quindi o dice, boh, Scania facciamo solo 660, 660, 690, 730, 770. Potrebbe anche essere così. O proprio basta, non lo so. Per adesso, secondo me, ancora assolutamente non se ne sono appena usciti. Sono appena usciti i motori nuovi, per 10 anni non se ne parlerà. Chi lo sa? Entrambi, 6 cilindri e 8 cilindri sono appena usciti. Quindi non credo proprio che nell'immediato 5-6 anni si sognino di cambiare qualcosa che ho appena detto. Però magari un futuro, non lo so. Io sono dell'idea che un V8 va meglio rispetto a un 6 cilindri, benché siano 16.000. Hai più coppia, Scania è una coppia mostruosa, ma la Scania non lo puoi paragonare a nessun altro camion in termini di coppia. Il 770 ha 3000, 3750 Nm di coppia, è una cosa da paura. Gli altri se la sognano una coppia del genere. E niente, cosa stavo dicendo per i motori V8? Stavo parlando di motori V8. Ah, sì, mi è venuto un attimo tu e poi mi è scomparso. Ah, sì, anche hanno fatto proprio il video su Scania Group, ufficiale Scania, sui canali ufficiali Scania è stato pubblicato, che Daniel Carlson, quell'azienda di trasporto svedese che fa trasporti corriere tipo DHL, ha tanti camion con la livrea DHL, era in test per un R460. Di questi super nuovi, e loro hanno penso tutti V8, tutti, forse hanno un 500, un S500 6 cilindri, se no 730, 650, 560, 580, 520, tutti motori grossi, e hanno preso un 460, metti che è in prova, tutte quelle cose lì. Però già comincia a dire magari un'azienda del genere, che poi Corriere, non lo so, una cosa del genere, non so come ti cominci a guardare i V8, uno che gli propone un 460 e gli fa vedere che fa il lavoro, che fa il 730, non lo so, con la metà dei costi, perché parliamone tra me e voi, io non dico che costa quasi il doppio, ma il doppio è un po' tanto, ma tra un 4,60, un 4,50, ora 4,60 i listini non sono ancora usciti. Andate un po' a vedere i listini di un 4,50, andate un po' a vedere i listini di un 7,70. Ma da spavento, Ne comprate due camion della Volvo, comprate due Volvo, Cioè, non è assolutamente da paragonarli, benché, vabbè, Scania, se la fa pagare tutto, sappiamo. E benché Volvo sia comunque una grandissima macchina, niente da togliere al Volvo, Cioè, Volvo top 100%, ai livelli di Scania sono, secondo me, al pari. Forse io personalmente a livello di meccanica preferisco leggermente lo Scania, sono un pochino più per lo Scania, però insomma, secondo me siamo lì, insomma. Non c'è tutta questa differenza di prezzo che giustifica, cioè non è giustificata secondo me questa differenza di prezzo. Poi non lo so, dipende dalle altre cose. Però Scania costa caro. 450 è stato per parecchi anni campione indiscusso di consumi. Le medie che facevi col 450 non le facevi con nessuno, dicevano. Poi ognuno può sempre avere i propri dubbi, perché Scania, ho sempre sentito dire che consuma tanto, benché qualunque cosa, sia 6 cilindri, sia tutto quello che vuoi. Però
Ho sempre sentito dire che Scania beve. E niente. Niente. Qui possiamo anche mettere il freno motore che non succede ai grossi problemi. Avevo paura a metterlo prima, ma in realtà non succede niente. Possiamo anche metterlo tranquillamente. E niente, appunto, penso che il discorso si possa chiudere qua. Mi farebbe piacere se voi mi diceste la vostra nei commenti. Sentiamo, almeno facciamo un po' un dibattito, un discorso, no? Fa sempre piacere leggere i vostri commenti, cosa ne pensate anche voi. Noi siamo arrivati qua, ci parcheggiamo poi qua, andiamo giù, che c'è ancora un pezzettino di strada interessantina, e poi chiudiamo qua. Me la ricordavo più corta, non me la ricordavo così lunga. Perfetto. Me l'ho scagnato. T'ho consumato un po' di freni, perché venendo giù ho frenato tanto. Avevo paura a mettere retarder, ma in realtà poi non era un grosso problema. Piano che qua si salta. Ok, andiamo giù qua. Mi ricordo una volta c'ero venuto con un Volvo, avevo caricato un carico pesantissimo, un Volvo mi sembra addirittura doppio ponte, un 6,50, 5,50, 6,50, poi avevo fatto una fatica a venire via da sto posto, se non mi sbaglio, forse no, forse c'ero venuto con un Volvo ma la fatica non l'avevo fatta col Volvo. Poi in realtà questi XT hanno anche la possibilità di avere un retarder tra virgolette potenziato, che lavora meglio alle basse velocità rispetto a questi normali. Probabilmente potevo anche sceglierlo su Eurotrack, un cambio più adatto, ma non ci ho pensato. Mamma mia. Qua è allagato o c'è qualche problemino di texture? Perché sai, non dubito che debba essere di questo colore qua la terra. Vabbè, dai, ci parcheggiamo qua. Fantastico. Io direi che ci vediamo nella prossima puntata. Guarda che bello, è veramente cattivissimo sto camion. Nella prossima puntata risaliamo. E niente, vi ringrazio sempre per la visione. Ciao a tutti.